Buona domenica. L'ultima controversia che antepone Gesù ai suoi avversari è centrata sui precetti della legge. Un dottore della legge, appartenente alla schiera dei farisei, pone a Gesù una domanda specifica, la più dibattuta e probabilmente quella a cui era impossibile rispondere in modo definitivo. Nella legge, qual è il grande comandamento? Gesù fornisce una risposta chiara e articolata, andando al cuore della questione e mostrando come vada intesa la legge che Dio ha donato a Israele. Ascoltiamo il Vangelo di questa 30ª domenica del tempo ordinario per cercare di riscoprire il senso profondo di ciò che Dio chiede all'uomo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Ancora una volta Gesù viene messo alla prova. I suoi detrattori cercano di metterlo in crisi, questa volta sul tema religioso-teologico più complesso dell'ebraismo. Di fronte all'intera legge, la Torah, che comprendeva più di 600 precetti, qual era il comandamento più grande che Dio ha dato all'uomo? Tale questione era dibattuta nelle varie scuole rabbiniche e rappresentava non solo una ricerca approfondita della parola di Dio, ma soprattutto mirava a cogliere il cuore, il senso di tutta la legge. La domanda sottesa a questa ricerca si può riassumere così. Cosa mi chiede di fare Dio? Dei tanti precetti riconosciuti nella legge, qual è il più importante? Di tutte le cose indicate da Dio, quale comandamento ne rivela il volere più profondo? Non si tratta quindi solo di una dissertazione teologica. Individuare il comandamento più grande, il primo comandamento, significa trovare la chiave di lettura di tutti i comandamenti. Gesù risponde citando subito un testo importante contenuto nel libro del Deuteronomio e che veniva usato come preghiera quotidiana nella fede ebraica. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Per Gesù, amare Dio con tutto se stessi è il primo e principale comandamento di tutta la legge ebraica, o meglio, è il presupposto di ogni altro precetto. Se non si ama Dio, come rispettare fino in fondo i suoi comandamenti? Gesù vuole evidenziare come la base per la fedeltà e l'obbedienza stia nella relazione, una relazione da padre a figlio, radicata nell'amore. Si può obbedire davvero a Dio solo se lo si ama, se si riconosce che seguire i suoi precetti significa fidarsi della via di realizzazione, di felicità e di salvezza che Lui ha indicato. Significativo allora che nel libro del Deuteronomio questo primo precetto venga enunciato da Mosè subito dopo aver ricordato i 10 comandamenti, sintesi di quell'amore verso Dio e verso il prossimo che Gesù stesso riprende e afferma. Il fatto che Gesù indichi anche il secondo precetto per importanza è molto significativo, un dato a ben vedere non richiesto dalla domanda che gli era stata rivolta, ma che permette a Gesù di completare la risposta rivelando il vero centro della legge che Dio ha donato a Israele. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Gesù rimane nella Torah, spostandosi questa volta nel libro del Levitico. Un versetto, a ben vedere, nel testo neanche così centrale, ma incastonato in una serie di leggi contenute nel cosiddetto codice di santità. Questa parte del libro del Levitico è molto importante e secondo alcuni rappresenta addirittura il cuore di
tutta la Torah. Il codice di santità determina le condizioni, le leggi attraverso cui l'uomo si rende gradito agli occhi di Dio, vivendo quella santità che Dio stesso chiede di vivere. Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Qui sta la novità della predicazione di Gesù, nel legare in modo indissolubile l'amore per Dio e l'amore per il prossimo, rendendo questi due precetti due facce di un unico comandamento, il grande comandamento. Proviamo ad andare più in profondità. Partiamo da una considerazione forse troppo sottovalutata. Chiediamoci, com'è possibile ordinare a una persona di amare? Amare rientra nel campo della piena libertà e non si può amare a comando. È una scelta libera e consapevole quella di amare. Come interpretare allora la risposta di Gesù che pone come primo comandamento quello di amare Dio e il prossimo? La domanda che viene naturale porsi è: come faccio ad amare Dio e il prossimo? La questione è fondamentale perché, come conclude Gesù stesso, da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Come a dire, se non si comprende il grande comandamento dell'amore, non si possono capire tutti gli insegnamenti che Dio dà nell'Antico Testamento. Il riferimento ai profeti che Gesù fa, anche in questo caso, è importante. Dio, attraverso i profeti, storicamente, comunica a Israele di rimanere nella fedeltà e nella comunione con Lui, di rimanere nel suo amore, che si riverbera e si applica in una società dove regna la pace, la giustizia e la fraternità. Ecco allora il senso di tutta la legge e dei profeti. Tutti i precetti e le indicazioni che Dio ha dato al suo popolo sono un modo concreto per vivere la vocazione ad amare, per dimostrare la fiducia dell'uomo in Dio. Se non amo, non riesco a fidarmi e quindi ad obbedire. Tutti i precetti che Dio indica sono vani se non c'è prima una vera conversione del cuore da parte dell'uomo. Ecco perché amare più che un comandamento è il fondamento di ogni comandamento. È il grande comandamento perché li contiene tutti. Trovo molto interessante che il fondamento di ogni comandamento sia un atto libero della volontà, che sfugge ad ogni imposizione esterna. Dio chiede innanzitutto all'uomo di amarlo, in risposta a quell'amore che lui per primo ha mostrato a Israele facendolo uscire dall'Egitto. A ben vedere, Dio dona la legge a Israele dopo che per primo, senza chiedere nulla, ha mostrato il suo amore e la sua predilezione a Israele. La storia della salvezza non parte dai 10 comandamenti, da un Dio che detta le regole all'uomo senza neanche farsi conoscere, minacciando punizioni nel caso in cui la legge venisse violata. Dio si fa conoscere innanzitutto all'uomo condividendo il suo sogno di padre creatore che desidera che l'uomo sperimenti la piena comunione con lui. Da Abramo fino a noi, passando per Mosè e i profeti. Comunione che sappiamo si realizza pienamente e in modo definitivo in Cristo. Amare significa quindi riconoscere il dono di amore che gratuitamente abbiamo ricevuto e ricambiare questo dono realizzando una piena comunione di vita con Dio e con il prossimo. La legge rappresenta quindi tutta una serie di indicazioni nei vari ambiti della vita per mantenere l'alleanza con Dio, per vivere questo amore, evitando di perdersi nell'egoismo. Tutti i precetti della legge hanno la comune radice dell'amore. San Paolo, scrivendo ai Romani, ribadisce in modo ben chiaro questo tema. Non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso.
La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Ecco allora che l'amore per il prossimo diventa quello specchio che prende ragione dell'amore verso Dio. Una prova, ma anche un'esigenza. Il comandamento dell'amore è un comandamento, a ben vedere, molto pratico. Ci chiede di mettere tutta la nostra vita, la nostra passione, il nostro desiderio verso Dio e verso la relazione con l'altro, perché solo così si può realizzare quella comunione che Dio desidera per l'uomo e che ci ha mostrato in modo definitivo in Gesù Cristo. Gesù ci fa capire che il vero cuore della volontà di Dio sull'uomo è che l'uomo si accorga dell'amore di Dio, lo ricambi e lo viva nella quotidianità. Non più quindi due questioni distinte, amare Dio e amare il prossimo, ma un unico amore che si declina a partire dall'amore con il quale Dio per primo ci ha amati e che riverbera nella quotidianità di chi accoglie l'amore di Dio. E allora possiamo dire: amare Dio è amare il prossimo. A questo punto possiamo allora chiederci se sono in grado di amare come Dio mi ha insegnato, mi ha mostrato, se desidero io per primo una relazione con Dio, se vivo il comandamento dell'amore cercando innanzitutto la comunione e non l'interesse personale nelle relazioni, se non mi chiudo nell'egoismo, se davvero la parola di Dio è guida nelle mie scelte, nel mio discernimento, e se abitare la Chiesa significa proprio avere la possibilità di restituire quell'amore grande che Dio per primo mi ha donato.